Allora, comandiamo un attimo questo dipinto insieme. Allora, questo è su tela, 40x60, e quello che sto facendo, sto creando la struttura per fare dei piani di sovrapposti. Quindi ho messo un po' di bianco, un po' di rosso, un po' di nero sopra. E poi ho passato la carta. Adesso metto il nero lì per far l'ombra dei pianeti, in modo che si vedano diano questo effetto sovrapposti uno dietro l'altro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete. Se ti piace il video, lasciami anche un like. Naturalmente, se ti va di guardare i miei lavori, li puoi vedere sul mio sito mauroesposito.com. Allora, adesso ho messo bianco intorno ai pianeti, poi il rosso, adesso lo copro un po' col nero e niente, adesso ci gioco un attimino per vedere un poco. Cioè, non è niente deciso a priori, diciamo che c'è una idea di base che poi a seconda un po' di quello che viene fuori anche come adesso passando la carta, così eccetera, mi lascio ispirare da quello che io insomma stesso sto creando. Naturalmente tutto questo lavoro si fa senza pensarci troppo su, è un po' di istinto, si può far bene, si può sbagliare, però insomma fa parte della crescita artistica. Quindi ho fatto una parte del cielo un po' più chiaro lì, adesso sto schiarendo anche quest'altra parte. Voglio evidentemente dare più luce al momento che toglierò questi cartoncini neri, quindi ci sarà un effetto più profondo in questo modo. Adesso prendo sempre la carta e faccio una forma con le mani per creare così una montagna di questo tipo qua. Lo stesso metodo asporto la vernice nella parte superiore, perché praticamente è questo che facciamo. Mettiamo diversi strati di vernice uno sopra l'altro, in questo modo poi passandoci la carta asportiamo i primi strati, gli altri sotto si mescolano, creando diciamo questi effetti che volendoli creare con un pennello sarebbe forse quasi impossibile. Adesso viene la rimozione di questi cerchi, così vediamo questi pianeti che vanno così uno dietro l'altro. E come avete visto, avendoci messo tutto quel rosso arancione intorno ai pianeti, mi dà una profondità diciamo maggiore. Questo si vede bello luminoso dietro. Adesso continuo cercando di chiudere questa parte, sempre nello stesso modo. Qua ho deciso alla fine insomma di fare questo dipinto monocromatico, quindi utilizzando semplicemente il bianco, il rosso e il nero. Ecco, vediamo come asportando la vernice con la carta. Qui, essendo che c'è già il colore, diciamo, di base sotto, basta mettere un po' di nero. Qui ci ho aggiunto anche un po' di rosso per darci più luce e poi asportiamo sempre con la carta.
così creiamo in questo modo delle sovrapposizioni che ci danno sempre una maggiore profondità. Questo per spiegarvi un attimo, insomma, com'è questa tecnica. Adesso, come vedete, con una spatolina di metallo, prima gli ho passato un po' di trasparente per bagnare il quadro, in modo da poter poi con questa spatolina di metallo asportare via la vernice. Quindi il bianco che vediamo praticamente è il colore stesso del foglio o della tela, in questo caso è una tela. Quindi adesso in questo modo mi creo un albero. Questa è la, diciamo, la semplicità della tecnica dello spray paint art, che, come ho sempre detto, da una parte è una tecnica semplice, però allo stesso tempo, nella sua semplicità, è una tecnica abbastanza difficile, in quanto intanto non, spesso e volentieri non c'è modo di poter fare delle correzioni nel caso una cosa non esce come voleva o c'è un errore tecnico. Insomma, uno sbaglio di qualsiasi tipo. Poi perché anche è una tecnica abbastanza veloce, quindi non ti dà molto tempo di pensare. E poi perché comunque, diciamo, quando arrivi, cioè si può dipingere così senza pensare, semplicemente giocando un po' con le forme e con i colori, eccetera, creando qualche paesaggio. Però, diciamo, a un livello un poco più avanzato, quando si cominciano a pensare dei paesaggi o delle cose che si vogliono fare, comunque nella mente bisogna prima costruirsi praticamente il quadro nella mente e non solo immaginarlo il risultato finale, sennò tutti i passi che bisogna compiere per poter arrivare a quel passo, a quel risultato finale, insomma, che si è immaginato. Questo forse questo, diciamo, già è più complicato, nel senso che c'è da tenere in mente praticamente tutti i passaggi di colore, di effetti, eccetera, cosa bisogna fare prima, cosa bisogna fare dopo per arrivare a quel risultato. E poi bisogna farlo anche in modo perfetto, nel senso che al momento di attuarlo, poi, come ho già detto, c'è bisogno di molto precisione, nel senso che gli sbagli quasi non sono ammessi. A volte anche un piccolo sbaglio, diciamo, può rovinarti tutta l'opera per completo, diciamo. Perché poi anche, diciamo, una delle qualità prerogative, diciamo, di questa tecnica è anche il fatto di poter dare questi risultati come se sembrassero quasi che sembrasse quasi un lavoro fatto con il computer, quindi molto molto liscio, il lavoro viene molto liscio, e nonostante ci siano tutte questa profondità, questa struttura, eccetera. Insomma, qui, ecco, in questo stesso modo ci si crea un ulteriore albero, quindi stiamo vedendo come
quasi al risultato finale, ci cominciamo a avvicinare, un paesaggio così spaziale, con queste linee in primo piano che ti danno questa profondità di lontananza, e con degli alberi che nel caso reale, diciamo, che vediamo tutti i giorni nel mondo, non vediamo questi paesaggi, quindi ci riportano un po' a paesaggi di altri mondi. È interessante anche per me da rivedere, diciamo, come lavoro per ogni singolo lavoro, perché è per me anche uno studio, diciamo, anche su me stesso. Allora mi fa ripensare quanto l'ho fatto, mi fa pensare a delle cose che avrei potuto far meglio. Eccetera, eccetera. Però so che ogni quadro che si fa fa parte precisamente di quel momento, e è perfetto per quel momento in cui è stato fatto. Quindi, diciamo, l'osservazione non è per la critica, non è per diminuire ciò che è stato fatto, sino solamente per poter nel futuro fare qualcosa di meglio. Adesso vedete con la carta, anche se non si vede, poi in altri video magari li farò vedere più specificatamente, insomma. Ho messo prima un poco di rosso arancione così su un foglio di carta, e poi con un altro pezzettino di carta arrotolato ho raccolto questi colori, gli ho creato delle foglie, ecco qua la struttura là. Sempre con una spatolina si prende una goccia di bianco, si mette sulla tela e, facendo questo movimento da destra e sinistra, si creano questi uccelli, che uno più grande in anteprima, uno più piccolo un po' più lontano, in modo da creare ancora più profondità. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi se vi è piaciuto il video, naturalmente, altrimenti niente, grazie per la visione lo stesso. E se vuoi visitare il mio sito mauroesposito.com trovi alcuni dei miei lavori. Vi ringrazio e vi mando un saluto. Al prossimo video. Ciao.